campione del mondo Ranucci è fra i primi a punzonare in questo classico Gran Premio Pirelli, che vede partire 100 dilettanti di tutta Europa al via dato nel centro di Milano. Non si hanno grosse sorprese nella prima fase veloce della corsa. Poi sono in fuga il napoletano Pagano e il catanese Cavallaro. Perfetto direttore di gara, Binda osserva Tosato e Barale che si staccano dal gruppo e raggiungono i primi due poco prima del rifornimento. All'inizio del ghisallo si unisce ad essi Mannelli, ma Ranucci e Grassi partono all'offensiva e a tempo di record quasi riprendono Mannelli, che li precede di poco sulla cima. Lo raggiungono e lo staccano però in discesa poco dopo. Il campione del mondo e Grassi in duello solitario lottano in volata sulla pista del Vigorelli e confermeranno col primo e il secondo posto il verdetto dei mondiali di Frascati. Con Proietti anche Arturo Pozzo si congratula col vittorioso Ranucci.